Questo è un weekend di festività, volevo fare un po' di guacamole e ho comprato due avocado Haas, sono morbidi, questi sono molto sono molto maturi, si vede solo toccandolo, ne ho presi due. Poi ho preso un pomodoro, ho preso i pomodorini, quello che piace a voi. Il lime, un po' di questo è un peperoncino, ora mi dimentico il nome, lo metto è piccante, quindi potete non usarlo, ne uso solo un pochettino. Questo è il cilantro o il coriandolo fresco, è molto aromatico, e poi un po' di cipolla, jalapeno. Ho preso un po' di jalapeno, vediamo, ne metto proprio due pezzettini così, è molto piccante. Lo metto nel macinino. Ho messo un po' di cilantro, un po' di jalapeno, un po' di cipolle. Pezzettino. Un po' di lime. E un po' di lime. Preparo la sua base. Niente, è veramente semplice. Ora ho fatto questa, quella, la base, no? La metto qua dentro. Metto la base là dentro. Poi prendo l'avocado. Troppo buono. Potete levarlo come volete, tutto va bene. Ho visto le nonnine messicane, parlo, quindi ognuno fa al suo modo. Questo è, tanto devi tagliarlo. È molto maturo, quindi e quello che faccio è lo prendo. Troppo buono. Non lo devo neanche tagliare a pezzettini perché è molto maturo. Tutto questo qua dentro. Niente, lo schiaccio un po', lo schiaccio leggermente, solo poco. Lo schiaccio leggermente, pochino. Basta, fatto. Vedete, fatto. Ci metto il pomodoro, un po' di cipolla e cilantro. Questo è molto casareccio. Altro cipolla, altro cilantro. Un bel po' di lime. Getting a un bel po' di lime, poi aggiungo un po' di kosher salt. Kosher salt è una tipologia di sale che usano tutti i cuochi, è una via di mezzo fra il fine e il grosso, però è un po' particolare. E si sbriciola, non so, non coscio solo un po' di sale. Niente, poi si gira. Si assaggia. Deve essere bello così. Si assaggia e si vede com'è. Un po' di lime. E il nostro guacamole è pronto. Niente più divino. Ora ve lo faccio vedere. Questo è il nostro guacamole. Sempliciotto, niente di. Questo è il nostro bellissimo guacamole. Wow. Can you open it? Poi si prende a tavola con un bel po' di chips e voilà, un buon snack, no?
che io pensare. È troppo troppo buono, troppo buono. Molta luce in cucina. Quindi questa carne è tutta Angus e farò degli, non so, quindi ci uso solo un po' d'olio d'oliva. Questa è, questo è un pezzo di carne Angus che hanno battuto, no? E ha leggermente un po' di grasso, perché altrimenti è troppo. Basta il barbecue, che metto abbondo con l'olio d'oliva, come sapete. Uso il kosher salt, questo sale che è un po' particolare, che uso tutti i cuochi, lo uso da tanti anni. E ho un bel po' di herb de Provence, che io ho preparato il mio mischio. Abbondo anche con quello. Mischio tutto. La carne è arrivata a temperatura ambiente, mischio tutto per bene. Ho messo già il carbone, si sta accendendo. Quindi con questi qui, mentre ne posso fare tre. Non metto nient'altro, vogliono semplice. Vediamo qui che c'è. Cosa non è, non devi essere brava, deve essere solo saporito, no? Non importa come arrivi, basta che ci arrivi e le cose sono saporite, no? Questi saranno ottimi. Quanti ce ne sono rimasti qui? Ok, capito. L'herbe de Provence è fantastico. Un po' di sale, la carne a temperatura ambiente, ora devi lasciare fuori il frigorifero, diciamo, su mezz'ora. E c'è rimasto qui, c'è un pezzettino rimasto, vediamo qui dove lo mettiamo. Mettiamo qui. E ho notato c'è un pezzettino di questa cosa qui, la metto qui. Quindi ora andiamo fuori. E ci sono queste bistecchine che sono di Angus, che le hanno un po' battute, no? Perché queste le puoi fare buone, sono buone in padella, però sul barbecue sono ancora meglio. E ora portiamo tutto fuori al carbone. Fare insalata. Insalata con olio d'oliva, sale e aceto balsamico, sempliciotta. C'è molto vento. Quindi aspetto come 3-4 minuti, un giro non tocco niente. La gente ha la mania di tirare le cose, ci aspettiamo con calma, no? Ok. Ho tirato la carne lì, questo devo aspettare. Profumo. Sì, oggi è il weekend che inizia per noi l'estate, no? Anche se ha fatto freddo. Ah, infatti si vede le persone qui fuori con la barca, no? Perché questo è proprio il weekend, Memorial Day, lunedì è festa che inizia l'estate, tecnicamente. Comunque è freddo, è carino, insomma, non so se vedete, ci sono barche lì. La barca è pronta. E questa l'ho appena tirata, ma noi vogliamo parlare.
per questa, guardate, oh my god, io non mangio carne comunque, però è veramente ottima. Ecco, c'è molta luce, quindi questo è Angus e ha leggermente un po' di grasso, se si vuole, altrimenti la carne è troppo spessa. Sono in tre che loro mangeranno, finiranno tutto. Il guacamole è già finito, già finito. Siete arrivati fino a qui e mettete il hashtag food is better than sex. Come sapete, questi pensierini che io do è solo per solidarietà femminile, non sono cose che valgono tantissimo. Infatti questo è una pochette di Ulta e dentro sono tanti campioncini, a parte uno, questo ne avevo uno in più. Uno di questi Bed Bath & Beyond, questo è Georgia Peach. Qui dentro vediamo che c'è. Questo me l'hanno mangiato da Otto quando ho fatto un acquisto, c'erano molti campioncini. Questo è di Vichy e non so quanto è, 15 ml di Lip Active Supreme, questo è un buon prodotto. Poi c'è di DHC Deep Cleansing Oil. Di Living Proof c'è un Perfecting Spray. Poi c'è questo, che non so, questo costa un bel po', questo qui di Elemis. Il peptide è una maschera, Thousand Flower Mask, e questo è di 15 ml. Questi costano uno sproposito, fuori le mie tasche. Poi di Kopari un Coconut Detox Mask, non so, questo non so, io questi non li conosco. Poi di Bolshia un moisturizer, e questi qui sono i miei più amati gel, no? Quelli di Skin Excellent, e ne hanno mangiato uno e vorrei che qualcuno di voi le provasse. Questi penso che sono i migliori gel per gli occhi nel commercio, veramente. Questi di Skin Iceland, il Hydro, quindi ce n'è una dose. Sono dei gel, sono due gel qua dentro, due cose per... Poi probabilmente questo è un Face Moisture a 35 SPF, Mineral Sunscreen. Questo è una per il viso a 35, questa penso sia tutto naturale, costa uno sproposito. E un sunscreen, un solare. Potete provarlo qua, forse ce ne sono due dosi, perché se ne deve abbondare, quindi quante ce ne sono qui? Ci proviamo, non so. Tutto d'altro c'è qui, qua c'è il campioncino di roba maschile, non manca mai, di L'Odyssey, un cacchio si chiama. Po' Home, ce lo regalo, forse avete un boyfriend, e di Mad Hippie, questo non era incluso in questo, questo era perché ho comprato un prodotto Mad Hippie, che sono tutti prodotti naturali, una dose di Vitamin Serum, cos'altro c'è qui? Oh, di Mario Badescu, un idratante, ce n'è, vedete qui, questo non so quanto ce n'è, 59 ml, questi sono prodotti validi. E poco d'altro c'è qui, ancora c'è. Poi c'è di Strivectin, c'è il prodotto per anti-rughe e stretch marks con collagene complex. Qua ce n'è 10 ml. Potete provare Strivectin, questo è uno sproposito, quindi con campioncini. L'ultimo cos'è qui? Di Boot Number 7 Laboratories, il Booster Serum. Questo ho letto a buone recensioni, comunque questo è di 3 ml. E questo è l'astuccio carino che hanno dato. Mettete Food is Better Than Sex e ve lo spedisco. Molto carino, no? Molto estivo.